Sì, vorrei dire anche due parole. A me piace chiamarlo quando c'è stata in difficoltà, perché la logica mi sembra che continua a essere. C'è tanti papà e c'è anche una mamma per questa cosa qua. Allora, quindi, soddisfazione la mamma per essere riuscita a conseguire un percorso iniziato nel 2007, continuo bando, che è stato deliberato, ricordo, il 15 maggio su indicazione della Commissione Famiglia. Mi interessa il percorso che prevede di questo percorso per diventare in qualche modo costruttivi rispetto al nuovo bando che andiamo a sì, aspetta costruire. Che Marco. Come ha detto l'assessore Cresti, nel 2008 sono state finanziate 24 domande, nel 2007 sono state finanziate 20 domande. Non si può non chiedersi quante erano le richieste considerate legittime. Questo perché ci deve essere di stimolo, se vogliamo, in questo progetto a cercare, io spero, per l'anno prossimo un ulteriore finanziamento per arrivare a coprire una cifra più alta, cioè più vicina alle richieste rispetto a quanto fino ad ora possiamo arrivare. La prima osservazione, quindi, è proprio questa qua, del ritorno. Ritornando brevemente sul banco attuale, come è stato fatto nel 2007-2008, rivedendo anche i numeri, cercando di creare una casistica, io credo che un momento molto delicato è stato quello della formazione della graduatoria. Perché una volta presentate le domande ed escluse quelle che non erano idonee, tutte le altre persone sono elegibili e sono molto vicine nei loro bisogni. Quindi c'è bisogno di formare una graduatoria che sia il più possibile giusta, non usare anche questa parola. Dopo due anni, qualche modifica infatti è stata messa nel 2008 rispetto al 2007, ma c'è ancora qualcosa che io vorrei sottoporre all'attenzione dei commissari, perché non mi trova completamente in accordo. Il bando prevede che le domande possono essere fatte fino a 8.000 euro di ISE, ovviamente i punti si prendono se si arriva a 2.510 punti, a 4.000 punti e tra i 4.000 e gli 8.000 6 punti. Nella formulazione di graduatoria compare questa dicitura, che è questa: all'attestazione con l'indicazione della somma dei redditi della dichiarazione pari a zero verranno attribuiti 5 punti. Cosa vuol dire? Il tentativo di chi ha costituito il bando è quello di in qualche modo scoraggiare che vengono fatte delle dichiarazioni ISE false. Quindi, a parità di fascia, ISE 2005, che porterebbe a un punteggio massimo di 10 punti, se il soggetto dichiara 100 ISE prende 10 punti, se un soggetto dichiara 0 euro prende 5 punti. Come dicevo, l'intenzione è quella di scoraggiare che ci siano dichiarazioni ISE false. Io voglio ribadire, voi sapete che l'ho già detto altre volte in queste commissioni, che credo che noi questa scelta non la possiamo fare. Questo modo di scoraggiare per me non è accettabile e quindi io credo che questa vada tolta. Eventualmente noi cercheremo di trovare un modo per fare degli accertamenti e quindi scoraggiare, ma senza fare un pensiero per il defunto. Questo è il La seconda criticità è questa: avevamo previsto per un maggior controllo un'erogazione mensile. Questa porta però a delle difficoltà. La prima, una difficoltà legata al lavoro degli uffici che devono provvedere ad un'erogazione mensile. La seconda difficoltà è il fatto che aumenta la possibilità che la madre ricevente possa ricevere questo denaro in tasso. E che anche ricevendo le piccole tranche non si sente in qualche modo responsabile e non possa andare presto ad una gestione più responsabile delle spese. Quindi potremmo proporre agli uffici di trovare una modalità di erogazione in due tranche, uno nel momento in cui viene considerata finanziabile la domanda e uno nel momento dopo che è stato o no valutato. Un'altra cosa che vi vorrei sottolineare, data l'attenzione che ho dato tra il primo e il secondo anno, che chi ha costituito
seguito la modalità di formazione della graduatoria con estrema attenzione, cercando di individuare le criticità vere, ha aggiunto un punto secondo me interessante proprio nel graduare, che dà un punteggio anche i figli che compongono la famiglia, che non sono i minori che compongono la famiglia, sono di 3 anni con punteggio diverso, che fanno parte di quel nucleo familiare, ma che non sono figli delle madri. Anche questa è una piccola correzione che è stata fatta e che ritengo frutto di una grande sensibilità, perché situazioni di quel genere siano verificate. Un'altra cosa vorrei sottoporre alla vostra attenzione, sempre per migliorare il bando, che è questa. C'è una parte del bando di revoca sospensione dei benefici, che elenca tutte le condizioni che possono portare a revoca sospensione dei benefici. Forse non è esplicitato in modo preciso che tra i criteri per la sospensione dei benefici ci deve essere quello del rimanere della residenza in questo ufficio per tutto il periodo del sostegno e dell'erogazione del credito. L'ultimo punto che mi interessa, tutti crediamo in questa iniziativa, io spero che l'anno prossimo venga finanziata fino a raggiungere quello che ormai abbiamo individuato essere più o meno il numero dei casi che vanno richiesta, e per continuità con quanto è stato fatto nel 2007 e nel 2008 si potrebbe cercare di fare in modo che vengano considerate eleggibili quelle donne che al 1° gennaio 2009 erano al 4° mese di gravidanza, cioè il criterio di eleggibilità, in modo che anche in questo anno che viene definito da tutti di grande difficoltà economica, noi in qualche modo andiamo a compensare quel non finanziamento che si è dovuto in qualche modo compensare recentemente. La mia proposta quindi, fatte queste riflessioni ai commissari che tanto avevano lavorato nel 2007, è quella di prenderci alcuni... 2005. No, questo qui è quella che ha votato più il Consiglio Comunale, che era del 2007. C'era già nel 2005. Quella precedente era un'altra. No, l'ho presentata io. Questa amministrazione. L'ho presentato io. Allora, va bene. Allora, prendete alcuni giorni, se vi interessa, per eventuali osservazioni, che potranno essere inviate o per posta o attraverso una mail della Commissione Famiglia, che è CIFamiglia, chiocciola, tutto il resto come al solito, chi lo richiede che accetta la documentazione, che sta inviare il nuovo documentazione, e si potrà chiedere per definire e licenziare le nuove proposte che poi potranno dare politiche al bando stesso. Grazie.